Dimmi te quanto è importante nell'educazione di tuo figlio che tu lo aiuti a sviluppare una sana autostima. Tra tutte le competenze, l'autostima è una di quelle che si mantengono più a lungo, stabili nel tempo e che si possono apprendere durante l'infanzia. In particolare, l'autostima si impara all'interno delle relazioni significative. E quindi te come genitore hai un compito molto importante che è quello di coach dell'autostima di tuo figlio. Il suo senso di sicurezza personale, la capacità di entrare in contatto con le proprie emozioni ed esprimerle, le capacità relazionali sono tutte cose che puoi coltivare nella relazione con lui nella vita di tutti i giorni. Ecco per te i miei 7 suggerimenti per coltivare una sana autostima. 1. Patti chiari e regole precise. La cosa più importante è che il bambino abbia delle regole chiare e precise, che siano stabilite a priori e che gli siano ricordate in futuro. Questo lo aiuterà a sentirsi tranquillo e sereno e ad avere delle linee direttive all'interno delle quali muoversi agevolmente. Ad esempio, spiegagli che ti aspetti da lui che quando si torna a casa da scuola sia lui a togliere il suo giubbottino e a lasciarlo sull'attaccapanni. 2. Correggi i comportamenti e non etichettare. Quante volte a noi genitori ci viene di dire ecco sei il solito e di metterci lì davanti un aggettivo. Anziché dire così, prova a riferirti al comportamento specifico. Anziché dire ecco sei il solito disordinato, prova a dire guarda, ho notato che hai lasciato le tue cose in giro, vorrei che tu le rimettessi a posto. 3. Concentrati sullo sforzo anziché sul risultato. Premia l'impegno, premia la disponibilità ad apprendere, premia la sua voglia di imparare. Non focalizzarti eccessivamente sul voto che ha preso a scuola, ma vai a sottolineare il suo impegno. Puoi dirgli, ad esempio, sono veramente felice perché ho visto che ti sei impegnato a fondo. La prossima volta andrà meglio. 4. Lascialo anche sbagliare. La tendenza di molti genitori è quella di togliere le castagne dal fuoco al proprio figlio e di non permettergli di sbagliare mai. Ma in questo modo, se da una parte teniamo a bada la nostra ansia di adulti, non diamo la possibilità ai bambini di imparare dai propri sbagli. Quindi prova a insegnare a tuo figlio che gli errori non sono qualcosa di disonorevole di cui vergognarsi, ma sono come degli scalini di una grande scala che ti porta al successo. 5. Dedicagli del tempo di qualità. Quando sei con tuo figlio, prova a concentrarti su di lui, su di lei. Prova a fare delle attività significative insieme, che possono essere cose anche semplici come colorare, fare una passeggiata, ma quando sei con lui fai in modo che la maggior parte della tua attenzione sia centrata su di lui. Questo gli darà un chiaro messaggio che lui è importante per te e che quindi in generale è importante e la sua autostima crescerà notevolmente. 6. Correggi le credenze errate. A volte i bambini dicono sono una frana, sono stupido, non sono capace. Prova a correggere queste credenze in maniera più funzionale. Non è che sei una frana, è che questa attività in questo preciso istante non ti è riuscita molto bene. Che cosa potresti fare per migliorare le tue competenze? Come potresti migliorare la tua performance domani? 7. Amalo in maniera incondizionata. Un genitore è capace di amare incondizionatamente, e cioè senza nessuna condizione. Evita i ricatti emotivi. Se vai bene a scuola, allora ti comprerò quel regalo, perché questo non lo aiuta. Ma piuttosto fagli passare il messaggio che tu gli vuoi bene a prescindere da quello che lui fa. Questo non significa che non andrai a correggere alcuni comportamenti, ma che i livelli sono diversi. Il bene che gli vuoi non è subordinato al suo comportamento. Sicuramente ci sono tante altre strategie che conosci per facilitare e accrescere l'autostima di tuo figlio,
Lascia i tuoi commenti sotto questo video e facciamo una bella carrellata di strategie per aiutare i nostri ragazzi a crescere, fiorire e a coltivare una sana autostima. Iscriviti anche al canale YouTube Psicologia e Vita, iscriviti alla newsletter e lascia il tuo like alla mia pagina Facebook Roberto Ausilio. Ciao!